po' di rammarico c'è, perché ho detto se si vinceva questa partita potevamo aver fatto 41 punti sul campo a inizio marzo. Gli stessi punti da Juve, non è male, diciamo. Ha grandissime qualità, sicuramente il futuro è suo, diciamo. Però non la vedo così negativa la situazione. Il mister dice, cioè il mister sta là per insegnargli il gioco del calcio, per completarlo come giocatore. Se il mister dice che potrebbe migliorare in fase difensiva, è per completare proprio il giocatore, che ha grandissime qualità in fase offensiva, migliore quello in difensiva, è pronto per una grande squadra. Un gol come ha fatto lui in pochi possono fare. Io non me lo posso permettere. Ci sentiamo la città con noi, ci sentiamo tutta la situazione con noi e non abbiamo paura di giocare a palla, di andare all'attacco anche in 10 persone. È bello, se la situazione è bella, senza pressioni, senza niente. Speriamo di non averle mai fino a fine anno. È merito di tutti, quest'anno è un merito di tutti, va fatto un applauso a tutti, a tutta Bologna, non solo ai giocatori, a Malesani, alla società, va fatto un applauso veramente a tutti. Perché ho capito che adesso parliamo di Europa, ma 3 mesi fa rischiamo il fallimento. Apposta vogliamo arrivare prima possibile al nostro scudetto. Arrivando prima possibile al nostro scudetto, poi ci divertiamo, diciamo. Perché finché non raggiungi l'obiettivo, ti senti a metà dell'opera, cioè, non ti senti soddisfatto al 100%. Io non ci riesco, una tensione spaventosa. Poi iniziamo con le tabelle, perché Viviano si ricomincia con le tabelle, e questa qua, e quella è difficile, e quella, diciamo, tu sei fulminato. Allora mi è strano il gruppo, quando io finché non arrivo all'obiettivo sono impressionato. Sinceramente a me non fa paura parlare d'Europa o parlare, anche perché veramente sarebbe un sogno. Quando la settimana scorsa ho detto 50 punti, proviamoci. Ma proviamoci, perché lo sento, questa squadra ha dimostrato di poterli fare. Poi ci stanno partite difficili, purtroppo che ci stanno anche gli avversari qua. Non vorrei che qua ormai dicono ogni partita il Bologna deve vincere, non è così, ci stanno anche gli avversari. E quella, mo ci aspetta una partita veramente difficile, anche perché vai in un campo dove fanno bene loro in casa. E per loro è l'ultima spiaggia, tra parentesi. Però troveranno un Bologna che ha voglia di vincere, che ha voglia di salvarsi il prima possibile, anche perché salvando di prima dai anche più possibilità a chi ha giocato meno di mettersi in mostra, e questa è anche la nostra volontà, che sono veramente giocatori che giocano poco e meglio di giocare titolare. Questa è la forza del nostro gruppo. Quindi prima arriviamo alla salvezza e prima siamo tutti felici, diciamo. C'è chi lotta per lo scudetto e c'è chi lo vince e c'è chi non lo vince. Io lotto per il mio, ho sempre vinto lo scudetto e sono contento così, e non voglio, spero di non retrocedere mai, anche perché no, immaginate di fare una vacanza da retrocesso, povera mia moglie. Nell'aria respiro questa situazione, dice il Bologna. Una volta si salva, molla, ma perché? Cioè, io non capisco il perché di tutti questi discorsi. Ho capito che tanti anni fa, perché ho sentito che il Bologna quando si salvava era finita. No, Bologna lotta fino all'ultimo di campionato, questo ci mette la mano sul fuoco. Anche perché, ho detto, stiamo godendo un po' tutti, penso, non solo squadra e società, penso anche alla città. C'è aria di festa, c'è aria. Tutti i sorrisi, tutti gli applausi, perché dovremmo cambiare tutto? Vogliamo finire così, vogliamo finire godendo, vogliamo finire gioendo. Poi ho detto, poi una volta che è finito l'anno, si chiude una parentesi e se ne apre un'altra.